Etea Sicurezza è al forum di prevenzione incendi, 20 anni di attività ed investimenti costanti nello sviluppo di tecnologie affidabili. Quest'anno Etea punta sul nuovo sistema di spegnimento ad acqua nebulizzata a bassa pressione. Ne parliamo con Ferruccio Cerruti, amministratore unico della società. Sì, il sistema ad acqua nebulizzata a bassa pressione trae spunto dalle necessità di mantenere sistemi di spegnimento sempre più innovativi e con caratteristiche anche di tutela dell'ambiente, quindi basso consumo di acqua, utilizzo limitato di energia elettrica per i sistemi di pompaggio e alta capacità di spegnimento. La nostra società si è sempre basata e si basa un po' sull'innovazione tecnologica. Abbiamo deciso qualche anno fa di investire nella ricerca per far sì di creare acqua nebulizzata senza l'ausilio di alta pressione, che è il sistema convenzionalmente conosciuto. Siamo riusciti con investimenti importanti, soprattutto nella parte meccanica, a creare degli ugelli per cui l'acqua con una bassa pressione di ingresso, attraverso appunto un sistema meccanico specifico, esce dall'ugello nebulizzata. E questo è un vantaggio enorme che ci sta dando ragione sul mercato. Quindi il sistema per noi, oltre a essere ecologicamente sostenibile e molto amico, sta trovando sul mercato un ampio riconoscimento proprio perché limitiamo i consumi di tipo idrico e di tipo elettrico e si aprono degli scenari molto innovativi non solo in Italia ma in paesi stranieri dove noi siamo anche molto attivi, in particolare in Sud America, India, Russia e Arabia Saudita.